C'è un fiume amaro dentro me, il sangue della mia ferita. Buongiorno a tutti, vengo subito da voi, la vostra Nella nella sua cucina. Allora, amiche che seguite questa meravigliosa rubrica di cucina, buongiorno. Sicuramente la cugina di vostra zia, che ha una sorella, che ha un amico, che è suo cugin che ha dito, ma costa e fa differenziata che tanto va tutto in inceneritore. Nonostante l'affidabilità della fonte, noi tendiamo a mettere in dubbio e verificare le notizie. Infatti, se facciamo un po' di attenzione in cucina, potremmo iniziare questo circolo virtuoso, nonostante tutto ciò potrebbe deludere la cugina di vostra zia, che ha una sorella, che ha un amico, che suo cugin che ha dito. Ad esempio, possiamo guardare su ogni confezione dove va collocato il prodotto di scarto. Fate attenzione, perché se un prodotto non viene trattato nel modo giusto, la sua biodegradabilità può essere complessa. Potete anche aiutarvi con il telefonino e con l'app Il Rifiutologo. A proposito di questo, voi non sei come quei mone che butta giù l'olio per lavandino in gabinetto, no? L'olio esausto va messo in contenitori tipo bottiglie di plastica dell'acqua e portato al centro di raccolta rifiuti. Ad esempio, per l'impanatura di questa settimana a casa mia, sei classici 300 litri che dovrò portare in centro di raccolta. E se non me lamento mica con 300 litri, diria che dopo bottigliette ogni tanto le potete portare anche voi, no? Pensiamo un po' di scarti ipotetici. Allora, vi dico solo questo: scarti alimentari 3-6 mesi, mozziconi di sigaretta 2 anni, gomme di mastigar 5 anni, polistirolo 80 anni, accendini 100 anni, panolini 200 anni, latine 500 anni, sacchetti e bottiglie di plastica 1000 anni, bottiglie di vetro indefinito. Quindi sei gli ultimi che ha un contratto a tempo indeterminato in sto mondo. Devo dire che mi dovrò lamentare con la Cegas, perché in questa lista manca mio marito, che stavo ancora aspettando che si biodegradi, ma lui forse non si è biodegradabile, lui si è biodegradante proprio.